La salute, si dice spesso, è il bene più prezioso, bisogna cercare di conservarla il più possibile e quando arriva il momento della malattia è bene naturalmente cercare di curarla nel migliore dei modi. Da tempo la scienza medica possiede un metodo che è universalmente applicato per cercare di capire qual è l'efficacia di un farmaco o di una terapia. Un farmaco o una terapia, se non superano una serie di controlli, non possono essere legittimati e autorizzati. Ricordo che tanti anni fa, quando era esplosa la moda del Gerovital, forse qualcuno la ricorda, era una sostanza inventata da una dottoressa rumena che sembrava dovesse rivitalizzare la vecchiaia. Bene, mi trovavo negli Stati Uniti proprio per un'inchiesta sull'invecchiamento e mi dissero che questa sostanza, così lodata, così ricercata sul mercato, in realtà non aveva superato le prove di efficacia e non poteva essere venduta come farmaco. Oggi è molto di moda in Italia l'omeopatia, ma le autorità sanitarie non riconoscono l'omeopatia come un farmaco. Come mai? Cosa dicono i controlli? Gian Gipoli ha cercato di capire come stanno le cose ed ecco il suo servizio. Sono ormai 6 milioni gli italiani che si affidano ai rimedi omeopatici, creando un crescente giro d'affari di oltre 400 miliardi all'anno. Le principali differenze visibili tra l'omeopatia e la medicina tradizionale sono lo stretto rapporto tra il paziente e l'omeopata, che tiene in gran conto la componente psicologica del malato, e la somministrazione di rimedi in soluzioni enormemente diluite di prodotti naturali. E cioè con una quantità di principi attivi estremamente minore di quella dei farmaci. L'approccio è indubbiamente dolce e allettante. L'omeopatia nasce verso la fine del Settecento a opera del medico tedesco Hahnemann, in un periodo nel quale la cura delle malattie era a dir poco rude e inefficace. Nella maggior parte dei casi non era efficace, perché il principio era quello di espellere l'infermità con strumenti piuttosto rudimentali e, se vogliamo, anche abbastanza crudeli. Perché? Cosa sono quelli? Sono delle lancette, venivano usate per il salasso. Cioè tagliavano espellere, le vene? Tagliavano, si incidevano, ovviamente, e veniva... Il sale veniva raccolto in questa bacinella. In questa bacinella veniva raccolto, sì. E così si ovviava la pletore sanguigna. Altro sistema che veniva usato era appunto questo del clistere, perché veniva espulso, no, dall'intestino tutta la materia nociva che poteva danneggiare il funzionamento dell'organismo. Venivano anche dati dei rimedi abbastanza pesanti, addirittura del mercurio oppure dell'arsenico. Sicuramente potevano, anzi in molti casi nocivano al fisico. Era una terapia molto semplicistica, talvolta anche dolorosa, e alla quale l'omeopatia cercò di porre rimedio. Alla base dell'omeopatia creata da Hahnemann c'era infatti il concetto che ciascuno ha in sé una forza vitale che permette la guarigione, specialmente se stimolata con la somministrazione di rimedi particolari, molto diluiti, senza intervenire pesantemente e rudemente sull'organismo del malato. Sono evidenti le ragioni del successo dell'omeopatia in quell'epoca. Valgono ancora oggi? Fino a qualche tempo fa, per me, l'omeopatia rimaneva una delle tante medicine alternative. Non me ne ero mai neanche tanto occupato perché la ritenevo una moda innocua. Qualche tempo fa, però, andando a casa di amici, mi sono trovato di fronte a un caso che io ritengo particolarmente pericoloso, indotto indirettamente, ripeto, indirettamente, dal ricorso ai rimedi omeopatici. Ecco che cosa è successo. Mi è successo che ho avuto una... grave infiammazione alla colecistica, prodotto dei calcoli, e certamente anche per colpa mia, invece di pensare a curarmi diciamo in una maniera più seria, ho pensato, per paura di finire poi in camera operatoria, tra l'altro, ho cominciato a curarmi con l'omeopatia. Ogni volta che stavo male io telefonavo a questo medico, il quale mi diceva: ma forse lei si è arrabbiata e quindi questa colicista si stringe, tutto questo meccanismo così. Per cui mi dava ogni volta una pillolina diversa, delle gocce, mi aumentava o mi diminuiva le dosi,
E così io sono andata avanti per un anno e mezzo, due, in queste condizioni, fino a quando la situazione non è diventata così compromessa che ho avuto delle coliche una dietro l'altra e mi hanno dovuto ricoverare d'urgenza e farmi l'operazione. Perché nel frattempo questi calcoli erano scesi nel coledoco e quindi ho avuto due operazioni, una a distanza di due giorni con due anestesie, per cui la cosa è stata spiacevole in tutti i sensi. Casi come questo sollevano il problema dei rischi per le persone che abbandonano le cure tradizionali per l'omeopatia. Il rischio è per i pazienti che hanno delle malattie lievi, diciamo così, oppure che non hanno addirittura malattie ma che pensano di star male, purtroppo ce ne sono tanti, il rischio è minimo, ma per i pazienti che hanno delle malattie gravi e soprattutto progressive e che possono essere oggi curate o guarite, il rischio è molto grave. Perché molti ricercatori sono contrari all'inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale dei rimedi diagnostici e terapeutici omeopatici, professore? Perché la omeopatia, che fa parte delle medicine cosiddette alternative, non si basa su esperimenti ripetibili, ma spesso sono dei casi aneddotici, casi singoli, mentre la medicina è basata su una ricerca rigorosa, sulla quantità dei pazienti che sono sempre soggetti alla sperimentazione clinica, sulla qualità dei risultati raggiunti, sull'impiego di protocolli che prevedono il gruppo di malati e anche il gruppo di controllo e l'analisi statistica dei risultati ottenuti, sia clinici sia biologici. Nei prodotti omeopatici il principio attivo è diluito moltissime volte. È quanto ha stabilito il fondatore dell'omeopatia, secondo il quale l'effetto di un medicamento aumenta con la diluizione invece di diminuire. Specialmente se fra una diluizione e l'altra la soluzione col principio attivo viene energicamente dinamicizzata, cioè agitata ripetutamente. Per verificare quello che succede man mano che si diluisce un farmaco o un qualsiasi principio attivo, abbiamo compiuto all'Istituto Superiore di Sanità un esperimento. In questo caso abbiamo utilizzato un principio fortemente attivo, come un antibiotico, misurando la sua efficacia sui batteri man mano che veniva diluito secondo i principi dell'omeopatia. Schematizzando, in una provetta contenente acqua distillata è stato messo un antibiotico e si è mescolato bene. Si è poi cominciato a diluire la soluzione contenente l'antibiotico. I 9 decimi sono stati eliminati e sostituiti con 9 decimi di acqua distillata. Nella provetta è rimasto quindi solamente un decimo dell'antibiotico originale. Si è nuovamente agitato bene. Si è passati a una seconda diluizione. I 9 decimi sono stati ulteriormente eliminati e sostituiti anch'essi con 9 decimi di acqua distillata. L'antibiotico rimasto è un centesimo dell'originale. Si è nuovamente agitato bene e si è andati avanti. Alla terza diluizione l'antibiotico presente è un millesimo dell'originale. Alla quarta diluizione un decimillesimo. Alla quinta un centomillesimo. Alla sesta un milionesimo. Alla settima un decimilionesimo e così via. Sono tutte diluizioni tipiche dei prodotti omeopatici in commercio. Nel liquido sul fondo di ciascuna di queste provette vi sono 5.000 batteri. Vediamo quale effetto produce su questi batteri una soluzione sempre più diluita dell'antibiotico. In altre parole, cosa accadrebbe, per esempio, se si curasse un mal di gola d'origine batterica con un antibiotico sempre più diluito? Le miscele composte dai batteri e dall'antibiotico a concentrazioni sempre minori sono state seminate in differenti piastre da coltura e dopo 24 ore è stato osservato l'effetto sui batteri. Ecco il risultato ottenuto con l'antibiotico originale. Ha funzionato perfettamente. Non c'è traccia di batteri che sono tutti morti. Analogo effetto ha avuto la prima diluizione a un decimo della concentrazione iniziale. La seconda diluizione, con un centesimo della concentrazione originale, ha invece ridotto l'efficacia dell'antibiotico e ha permesso ad alcuni batteri di sopravvivere e di formare alcune colonie, i dischetti bianchi presenti. La terza diluizione, con un millesimo di antibiotico iniziale, ha consentito a sempre più batteri di sopravvivere formando colonie. Ad una diluizione maggiore, simile a quella indicata dai veri omeopati per i loro rimedi, nessun batterio è morto. E tutti hanno formato colonie a riprova dell'inefficacia dell'antibiotico, tanto diluito da essere praticamente inesistente. Nel nostro caso del mal di gola persistente, se si usasse un antibiotico nella giusta quantità sperimentata, tutti i batteri morirebbero, come in questo caso, e si guarirebbe.
Se si usasse un antibiotico diluitissimo, i batteri continuerebbero a moltiplicarsi, come in questo caso, e non si guarirebbe affatto. Questa prova sugli effetti della diluizione vale, affermano i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, per qualsiasi principio attivo, incluso quello dei prodotti omeopatici. Ma allora, perché si sostiene che i rimedi omeopatici funzionano? I benefici presunti del tutto individuali, che non sono sottoposti al vaglio critico di una sperimentazione adeguata, sono sempre subiudice. È chiaro che nella medicina tradizionale noi abbiamo anche molte patologie, per esempio patologie neuropsichiatriche o di altro tipo, in cui placebi, cioè sostanze che non contengono alcun principio attivo, sono spesso definite anche acqua fresca, hanno un loro beneficio. Spesso un beneficio del tutto psicologico o ipotetico. Se i prodotti omeopatici avessero tutti e sempre altissime diluizioni, come voluto dal padre dell'omeopatia, e si arrivasse sempre alla trentesima o alla duecentesima diluizione, non porrebbero rischi per la salute, perché, come è apparso chiaramente dall'esperimento con gli antibiotici, i principi attivi vi sarebbero praticamente inesistenti. Il fatto è che a diluizioni minori il principio attivo può essere presente e sembra porre problemi, per esempio, nel campo delle allergie. Professore, lei ha avuto dei casi di pazienti con sintomi di allergia che sono venuti da lei dopo aver, diciamo, provato i rimedi omeopatici? Certo, sia dei casi di pazienti che, per esempio, avevano dei disturbi, come per esempio i mal di testa, che venivano etichettati come allergici e curati come allergici, mentre invece non lo erano, quindi diagnosi sbagliate, e sia di pazienti che hanno per esempio manifestato dei segni cutanei di allergie urticari insorte per esempio dopo omeopatia, dopo terapie omeopatiche. Oppure la cosa più grave è di pazienti che hanno delle gravi malattie allergiche o autoimmuni come l'asma, il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, che sono stati curati purtroppo male da medici omeopatici. Nel caso delle allergie, è vero, ci sono state negli ultimi tempi un fiorire di analisi non qualificate che si basano su solo dei nomi così che attraggono i pazienti, quali termometria, analisi colorimetriche cutanee, elettromagnetismi, sono tutte cose che la medicina scientifica non ha riconosciuto. Ma c'è di più. Scorrendo in un prontuario omeopatico la lista dei prodotti di base che servono per le diluizioni, si nota a prima vista un gran numero di piante, dall'allium cepa, la cipolla, alla belladonna, dal ciclamen, il ciclamino, all'urtica urens, l'ortica. Ma l'occhio cade anche sugli estratti di blatta, uno scarafaggio, di Crotalus horridus, un serpente, di formica rufa, di tarentula hispana, un ragno, e su altri nomi quali Mercurius vivus, Muriaticum acidum, Naftalinum, eccetera. Ma cade più che altro sulla lista dei nosodi, materiali che derivano da uno stato patologico e o da un agente infettante che vengono usati, secondo i dettami del fondatore dell'omeopatia, in diluitissima quantità per combattere proprio le infermità che li hanno prodotti e i microorganismi patogeni coinvolti. Per esempio l'antracinum, derivato dal batterio del carbonchio, il luesinum, derivato dalle lesioni prodotte dalla sifilide, il tubercolinum, proveniente dal batterio tubercolare, o il carcinoma mamme, estratto di tumore al seno. Secondo lei ci sono dei problemi di sicurezza con i rimedi omeopatici? Ci sono alcuni prodotti omeopatici che si chiamano i nosodi, che provengono da materiale patologico, che può essere sia un materiale di tipo microbiologico o un materiale patologico di diversa natura. Questi materiali certamente possono contenere particelle infettanti. Per questi materiali è previsto, e se non è previsto lo si deve fare urgentemente, una normativa di inattivazione totale per sterilizzazione o per altri metodi che assicurano la totale assenza di particelle virali o di altri microrganismi infettanti. Un altro grosso rischio di queste medicine alternative è che spesso vengono date delle somministrazioni di pseudofarmaci dei quali non si sa il contenuto. Non c'è scritto nell'etichetta, come nei farmaci tradizionali, il composto e l'eventuale composizione, quanta quantità di quella sostanza c'è, ma non si sa niente. C'è solo la diluizione. C'è solo la diluizione, mentre oggi anche in un qualunque negozio di alimentari uno va a comprare un alimento e c'è scritto la composizione dell'alimento, sia esso il latte o la pasta, qui non si sa quello che c'è dentro.
In un paio di occasioni mi è capitato addirittura anche di farmi dare da questi pazienti il prodotto e analizzandolo abbiamo trovato che c'erano dentro delle dosi non indifferenti di cortisone e che quindi il miglioramento era dovuto a un farmaco tradizionale. Visto che oggi abbiamo un ministro della sanità che è medico, sicuramente deve essere fatto un rigoroso sorveglianza di queste medicine alternative, in particolare delle omeopatie.